È passato del tempo da quando è uscita Streets of Tarkov, la mappa che tutti amano e odiano, casa del miglior loot che ogni Chad possa desiderare e dei cheater che se ne vogliono impossessare. Giocarla ora è fondamentale se si vuole approfittare di questi vantaggi, ma io ho paura. Vedete, ho preso una pausa di un anno da Tarkov, esattamente all'uscita di questa mappa, e quando sono tornato aveva già ricevuto un'espansione che l'ha resa ancora più immensa. Impararla è una vera e propria sfida, ma io sono pronto ad affrontarla. Nella storia di oggi dimostrerò come sono passato da conoscere appena Streets of Tarkov a diventare un vero e proprio maestro. O quasi. Quindi, non dimenticate di lasciare like e di iscrivervi al canale. Tutto ciò che vedrete è stato registrato live sul mio canale Twitch, link in descrizione. Così mi avventuro nel primo raid e capisco immediatamente che sarebbe stato più difficile del previsto. Dove sono? Non gioco Streets da tantissimo tempo, almeno da quando è uscita. Ok, quindi non ho la minima idea di dove io sia. Immagino che qui non ci sia niente. Lady X. Dai, mannaggia. Cazzo. Due player. Due player. Uno dei motivi per cui mi trovo su Streets è anche la gran quantità di quest che devo completare, ma per poterlo fare ho prima bisogno di trovare dei punti di riferimento. Fortunatamente uno di questi si presenta presto davanti a me. Ah, ho capito dove sono! Questo non è uno di... Sì, esatto, questo è uno di quelli che devo trovare, ok? No, qui c'è una quest da fare lì dentro. Qua si entra. Ops. Qui, eccola. Oh, nice. Perfetto. Trovati i documenti per Financial Record, mi dirigo verso il Pinewood Hotel, situato dall'altra parte della strada, dove avrei dovuto sparare un flare nel giardino interno, trovare un corpo in una stanza e uccidere entità nelle vicinanze. E ben presto mi accorgo di non essere solo. Wow, è veramente grande sto posto. Sto crassando. Cazzo, sono crossato. Me ne sono persi, maledizione. Due PMC hanno attraversato la strada, ma stanarli non sarà affatto semplice. Ah, stanno qui. Sta mirando me. Non credo che mi convenga, onestamente. Mi trovo in una posizione svantaggiosa. Non conoscendo la struttura dell'hotel, ho immaginato ci fosse un altro modo per raggiungere la loro posizione. Ma per quanto provassi, continuavo a girare in tondo, ritrovandomi sempre nella stessa posizione. Così, alla fine, decido di completare le missioni e andare via, ritenendomi soddisfatto del lavoro svolto. Oh, eccolo qua. Perfetto. Il tempo scorre ed io cerco la strada giusta con l'aiuto della chat di Twitch. Ma la fretta non mi fa pensare in modo lucido. Dovevo solamente raggiungere Collapse Crane per estrarre. Passo qui a sinistra, va. Lo sapevo che c'erano le mine. Una fine brutale che si sarebbe ripetuta ancora e ancora, raid dopo raid, bloccato in un circolo infinito di morte dal quale anche le mie finanze faticano a riprendersi. Ma per ogni morte imparo qualcosa di nuovo, qualcosa che torna utile nei raid successivi. Fin
quando finalmente uno spiraglio di luce mi regala nuove speranze. Quello lì dovrebbe essere il mall, credo. Sì, questo è il mall. Ok, ok, bene, 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 bene. Oh, eccolo qui. Perfetto. Recuperata la prima quest, devo nuovamente fare rotta verso Financial Records, passando per il Pinewood Hotel e attraversando nuovamente la strada. Ed è qui che le cose si fanno interessanti. Oh. Che c'è qualcuno qui davanti. Ora non c'è più. Non so se è un compagno, però. Ok. Ah, comunque era uno scab, non era un player. Però forse uno scab che ha ucciso un player, perché guarda lì. Ok. Ok. Bien. Upgrade. Ah. Ho sentito qualcuno correre lì. Ok, Alcance. No, Acalance. Ok. Thank you, my friend. Ancora una volta, l'audio di Tarkov mi permette di localizzare un PMC e assestare un buon colpo. Il player aveva già effettuato un'uccisione e lootato abbondantemente, consentendomi di riempire le tasche con parecchi oggetti. Il tutto a pochi metri dall'estrazione Damaged House. Oh my god. La mia prima estrazione su Streets. È normale essere entusiasti. Mi sentivo come un nuovo player che ha appena iniziato a giocare. Una sensazione che non provavo da tanto tempo e che ha continuato ad accompagnarmi per i raid successivi. Ma avevo ancora molto da imparare su questa mappa. Soprattutto riguardo al loot di cui tutti parlano. Così, dopo qualche altro raid fallimentare, ho deciso di provare la famosa Relaxation, una chiave che apre la porta per il paradiso del loot. Dato il suo valore, l'edificio è però molto contestato, il che mi avrebbe reso la vita molto difficile. Sembra chiusa per adesso, ma non credo. Deve essere qualcuno qui intorno. Open. La porta è già aperta. Ciò significa che qualcuno mi ha preceduto. Ci arrivano sempre con una velocità felina, davvero. Ovviamente. Oh, bruh.
Ok. Qualcuno fuori sicuramente. 190. Uff. Ma aveva colpo singolo, mi sa. Forse aveva l'arma in singolo. Ha sparato un colpo. Dopo aver quasi avuto un infarto e aver raccolto il loot rimanente, lancio una granata preventiva ed esco più veloce di un fulmine. Vedete, questa porta non è solo l'ingresso, ma è anche l'unica uscita. Sicuramente non è ideale restare chiusi lì dentro. Ormai al sicuro, approfitto per lootare qualche PC nell'area e resetto nuovamente a Damaged House, pronto per il prossimo raid. Volevo essere il primo ad arrivare e verificare questo incredibile loot con i miei occhi. E finalmente si presenta l'occasione perfetta. Ok. Fuck! Ma stava camperando! Oh! Holy! Ok. Mi da loot! Sono salvo per miracolo! Oh! Ok. Niente bitcoin, niente moonshine. Beh, niente roba pouchabile. Del loot un po' misero, ma ero curioso di vedere cosa avesse il PMC. Ok. Ma cazzo arrivo lì su? Da qui? No, più avanti. Guarda. What the hell, man? Bruh. Ok. Che cos'hai? Playtal 6. Oh. What? Ok. Ma se prendo le plate e le sostituisco qui, posso in teoria, sì. Dovrei. Nice. Ok, vado verso il post office. Ok, vediamo se riesco a ritrovare dove sono. Quindi qua a sinistra dovrei avere il post office, in teoria. Dovrei. Ok, dove cazzo sta il post office? Questo, tipo. Ah, questa è la farmacia, quindi più avanti. Ok. Oh. Adesso tutto mi torna. Ok, è uno scav. Scav player. Però è bello grosso. Strano che gli scav ce l'avessero con lui, quindi forse ha ucciso altri scav. Nice. L'area dell'ufficio postale offre molto loot sparso in varie stanze diverse. E con l'aiuto della chat di Twitch sono riuscito a trovarle e a recuperare qualche oggetto di alto valore. Da lì faccio rotta verso l'estrazione, stavolta evitando di passare sulle mine. GG's. Finalmente riesco ad orientarmi. Focalizzandomi sul loot, riesco ad evitare troppi scontri con altri PMC ed aumentare le mie chance di sopravvivenza. Così mi rendo conto che molto della mia paura in realtà fosse principalmente dovuta alla scarsa conoscenza della mappa. Nella mia mente sembrava enorme, piena di punti ciechi, piccoli negozi e appartamenti che la rendono un labirinto. In realtà non è poi così difficile. Ho addirittura scoperto l'esistenza di persone che passano interi raid appostati vicino all'estrazione con la macchina. Ma fortunatamente l'ho scampata per qualche istante. Decido dunque di comprare qualche chiave per gli appartamenti di Concordia, nella speranza di riuscire a lootare qualche bitcoin o item di alto valore. Ma non sapevo ancora cosa mi stesse aspettando. Vediamo un po'. Allora, dove sono queste chiavi che ho preso? Mm.
rubando il mio loot. Due giù. C'è l'altro. Oh yes! Nice! Ma l'altro? Non era morto qui quell'altro? What? Sono... Ah, ok, 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 ok. No, non si vedeva perché c'era... Ok, nice! Lista! L'MDR... No, gli smonti i pezzi perché... Pesa comunque. Ah, MP7 col Valdei. Nice. Glimflare, ok, potrebbe tornarmi utile magari. Oh. Cazzo. Fuck. Fermo immobile. E così, non conoscendo nemmeno l'interno di questi edifici, sono riuscito ad abbattere 3 PMC, guadagnando una gran quantità di loot da riportare nello stash. Finalmente, il primo vero raid come si deve. Ero molto soddisfatto della giocata svolta e sentivo di essermi meritato ogni centesimo. Ora non resta altro che raggiungere l'estrazione. Sentivo che sarebbe filato tutto liscio e che nessun player potesse mettersi in mezzo. Esatto, nessun player. Ah, ho un conto in sospeso con l'Exos, perciò per l'ultimo raid di oggi decido di fare visita alla zona e conquistarla una volta per tutte. Madonna, raga, guardate gli FPS che faccio qua. Cioè, crollano veramente a picco. Fake. Fake. Stanno scartavetrando come degli animali, oh.
Credo di averlo ucciso. Se l'Exos hanno lootato o no. Lì. Ok. What the fuck is this, man? Credo sia solo, non ho sentito altri passi, niente, quindi. Ok. Alright. Jeffrey ha buttato lo zaino da qualche parte, questo credo. Ha rig pieno, quindi. Sì, questo aveva. Non aveva lo zaino, credo. Il boss non era qui, ma in cambio ho trovato un PMC succoso e una grande orda di scav da respingere. Questa avventura mi ha insegnato che affrontare le nostre paure ci aiuta a crescere e molto spesso ci accorgiamo di quanto siano piccole e insignificanti rispetto alla grandezza della vita e delle nostre azioni. Il problema è solo che stanno ancora scannandosi di brutto qui intorno. Io sono pesantissimo, cioè 51 kg è veramente tanto. Ok, io farei così. Mule, Propital e corro. L'unica cosa che posso fare è questa. Sfrutto il casino. Ah, qui c'è anche quello che ho ucciso prima, in teoria. Non so se era un PMC o... Ah, sa che era uno scab. Cazzo. Giungendo alle stazioni, mi piacerebbe sapere qual è la vostra paura più grande su Tarkov. Fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate di lasciare like e iscrivervi al canale per supportare il progetto. Vi ricordo che tutto ciò che avete visto è stato registrato in live sul mio canale Twitch. Link in descrizione. Ci vediamo alla prossima storia.